Voglio dire un'altra cosa che è molto importante. Allora, ci stiamo battendo per l'autonomia differenziata, giusto, sacrosanta, dobbiamo combattere e dobbiamo vincere. Però io dico una cosa, siccome io sono coerente e siccome io sono comunista e oggi appartengo al PD, sono tesserato fino ad oggi. E io devo dire la verità. E lo dimostra il fatto che io qua c'ho una cosa che nessuno ce l'ha. La tessera del Partito Comunista del 1964, firmata da Palmiro Togliatti. E queste cose io non le sopporto. Allora, mi spiego meglio. Mi spiego meglio. Parliamo di autonomia, parliamo di scuola pubblica. Parliamo di sanità pubblica, vado a vedere, vado a sentire che i sindaci, soprattutto mi rivolgo a quelli di sinistra, quelli di destra io li combatto, sono quelli che sono, ma quelli di sinistra, che danno le casse del comune alle ditte private per riscuotere, parliamo di cose pubbliche e poi diamo a quelli privati. Non solo questo, ma quello che è successo qui, nei nostri vicinanzi, che sequestro i conti correnti alla gente perché non ho pagato l'acqua, perché non... è molto sbagliato. Allora a questo punto mi rivolgo alla mia compagna di segretario nazionale, mi rivolgo alla Schlein. Ecco, ma il PD in questo caso è stato complice. Ma se sono del PD, se sono del PD, noi il PD tutto, i soggetti, i I sindaci, soggetti. e io prego, I soggetti del PD, dove sono avvenute queste fatti? dove sono sindaci e amministrano? È sbagliato che la danno, oh, ci battiamo per la cosa pubblica e ne danno private, è sbagliatissimo. Predicano bene e razzolano male. Allora, io dico, cara compagna Schlein, ti prego, come ho fatto nel passato e ti ho mandato l'intervista quando sei stata eletta. Ti prego, questi soggetti vanno cacciati via dal partito. Ci vogliono le regole, perché non possiamo essere che diciamo una cosa e ne facciamo un'altra. Se vogliamo l'autonomia, l'autonomia serve in tutto e dappertutto. Allora a questo punto, cara compagna, ti voglio fare un invito che nessuno ha mai detto. In questa Italia, te lo dico io, siccome io ti stimo come segretario, ti stimo la politica che fai, ti invito di venire a Carlentini a fare un comizio con me, dove Carlentini è stata la madre di tutti i terremoti che ci sono stati. Il terremoto di Santa Lucia del 90 è stato ricostruito al 100% e non l'ha detto mai nessuno. E io ti invito di venire a Carlendini per far sì di vedere Carlendini ricostruito, fare un comizio e dare l'elezione a questi che comandano oggi, che fanno tutto ma non fanno niente. Quindi, se mi vuoi rispondere, tu sai come farlo e tu fai come invitarmi. Ciao, grazie a tutti per l'informazione, però andiamo a firmare per l'autonomia. Tutti, se c'è da fare manifestazioni, facciamolo. Ringraziamo il presidente provinciale dell'Arcicaccia di Siracusa, nonché vice segretario regionale, sempre dell'Arcicaccia. A tutti grazie della cortese attenzione. Appuntamento alla prossima.